Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Siamo nuovamente su Starbound che si sta un pochino aprendo. Siamo riusciti a craftare il tavolo, adesso poi ve lo farò vedere, anzi ve lo faccio vedere magari subito se sopravvivo a questo viaggio. Ho trovato quest'arma qui, ho svolto un paio di quest che non vanno molto lontane da quello che erano già le quest di gioco. Ho avuto la possibilità di salvare una persona da una banda di rapitori che l'avevano preso in ostaggio e ho vinto la possibilità di farlo salire sulla nave con me. E ho costruito un tricorder un po' sulla falsariga di Star Trek, che è questo, e adesso se lo vado a usare posso vedere il mio stato, le immunità e le cose sul mio personaggio di cui sto soffrendo. Il tricorder, tra l'altro, è l'unico modo per poter accedere in zone istanziate, quali le grotte, ed è quella dove eravamo un attimo fa e dove tra poco vi porterò. Volevo solo farvi vedere i tavoli con tutte le cose nuove, perché il tavolo principale è stato cambiato da questa mod. Qua scatta sempre perché parte un nuovo bioma. Infatti qua la cobblestone non si trova. Ho dovuto passare su quello a lato. Vedete, ho fatto provvisoriamente questa piccola grotta, questa piccola base dove ho craftato i primi tavoli da lavoro. E adesso mi sto appoggiando anche a questo strano essere, molto puccioso se vogliamo, perché mi sta dando una mano a riparare la nave. E la cosa interessante è questa. Vabbè, il classico tavolo della ricerca dell'inventore, dove ho creato la fornace, ho fatto i miei minerali, ho fatto anche la carta. Dopodiché, il gioco mi ha detto di fare questo tavolo qui, che è il Machining Table, ed è il tavolo dell'espansione del DLC. Infatti qua vedete che possiamo fare l'Electromagnet, il filo di rame, il diodo laser, la scheda madre, diciamo, il circuito di silicio, così come un sacco di altre cose, sprouting table e così via. E ho sbloccato anche un sacco di come si chiamano? Beh, di tutorial che qua non si vedono e non mi ricordo dove sono, perché praticamente mi ha aperto la possibilità di fare una serie infinita di missioni. Vedete, io adesso ne ho accettate due che mi danno dei punti ricerca che possiamo utilizzare poi per progredire. E in pratica adesso non mi ricordo più dov'è quella guida. È una serie infinita appunto di tutorial che poi possiamo sfogliare. Ogni tutorial è una quest, ci dà delle cose da craftare e come premio ci dà i punti di ricerca. E continuiamo a vedere qua quello che c'è. Ci sono tutto music player, c'è veramente di tutto. Qua ci sono racializer, che non so che cosa sia, può essere usato per cambiare la razza, ok? Vabbè, non è. Bot healing station, bot loader, attiva un bot. Ah, ok, interessante. Light bot, il bot che fa luce, mamma mia, che spettacolo. Riusciamo a farla? La silicon board? No. Ci chiede copper wire e silicon. E il silicon non ce l'abbiamo, credo. Beh, comunque c'è veramente di tutto da poter fare. Poi c'è anche il Boots Kit, che anche questo fa parte dell'espansione, credo, perché ho visto che comunque si può distillare, quindi l'Emporium per creare le lava lampa. Ok, veramente. Ma anche solo in queste minchiatine qui, c'è veramente di tutto. E come vi dicevo, ho salvato una persona. Io non voglio morire qui perché qui sarebbe veramente triste morire, dal momento che poi bisogna rifarsela a piedi. Io voglio lasciare questo pianeta, non inizio nemmeno a fare la mia base qui, la base seria, perché appena riesco a sistemare la nave che è danneggiata, ce ne andiamo e troviamo un altro pianeta. Magari poi, se non è cambiato, si può comunque tornare da qualsiasi punto della galassia nel pianeta base. Quindi
Ok, ci rimettiamo qua nel tavolo, attendiamo, magari iniziamo a metterci in cammino, andiamo dove c'è la grotta che vi ho fatto vedere prima e proviamo a entrare. Grazie al tricorder, come vi dicevo, possiamo entrare nelle zone istanziate e quindi affrontiamo questo dungeon. Andando invece ancora verso sinistra si raggiunge un luogo che non riesco a superare perché ci sono degli uomini incappucciati con dei fucili che mi fanno la pelle costantemente. Tutte le volte. Adesso qua devo trovare il modo di passare oltre perché continua a caderci dentro. Eccolo lì. E niente, adesso provvediamo immediatamente a fissare questo piccolo imprevisto. Allora, tac, tac. E mettiamo col tasto 1, mettiamo magari un ponticello che da qui va di là. Quasi. Oh, cacchierola. Cioè, tutti i buchi li prendo io. Vabbè. Questi sono veramente fastidiosissimi. Perché poi iniziano a prendere la carica. Vabbè. Adesso me ne frego, vado avanti. Andiamo abbastanza in fretta. Torniamo dove eravamo prima. Oddio. Una missione. Attenzione. Missione. Il mio amico Onoka non è ancora arrivato. Vabbè, era nelle fogne. Accetta. Vabbè, qua vedete che mi dà la direzione. Devo scendere, probabilmente giù nelle fogne. Ma me ne frega niente perché voglio andare a vedere che cosa c'è qua nella grotta. Appena ho visto che c'era la possibilità di entrare, ho detto va, tacchiamo tutto, registriamo. Che meno ve lo porto. Vi faccio vedere un attimino che cos'è. Diciamo che anche gli orsi, eccoli qua, gli orsi un po' radioattivi. È senz'altro una bella mod qua sotto. Poi, tra l'altro, ci sono già andato, non c'è niente. La mod è bellissima. Bisogna trovare il tempo per giocarlo. Tra l'altro, poi io me lo gioco da solo perché me lo godo di più. Giocarlo in coop, tante volte ci si stufa. Comunque ci sono vari approcci. E io ho generalmente un approccio molto tranquillo. Ok, possiamo entrare. Dark Cavern Teleport. Entriamo e vediamo che cosa succede. Vediamo cosa c'è all'interno. Andiamo con una discreta circospezione. Questa dovrebbe essere un'aggiunta del. Eh sì, infatti, un'aggiunta della mod, credo. Io magari sto dicendo cavolate ed è tutto gioco, però me lo ricordo un po' diverso. Sto trovando tracce di un'antica essenza. Vabbè, sì, in pratica, vabbè, il fatto di dover trovare una fonte di energia, sì, questo era già del gioco. Che mi ricordi c'era già nel gioco base. Li leggo come gli antichi, è positivo. E vabbè. Scendiamo giù, vediamo se c'è qualcosa da prendere. C'è un tech tablet. Tech tablet, shift research menu. Ah, ok. La tecnologia è estremamente utile per sviluppare. C'è un pipistrello con la lingua di fuori. Ok, vabbè, ho trovato dei punti di ricerca. Insomma, questa è la sintesi di quello che è successo. Adesso andiamo avanti. Buongiorno. Mi è offeso. No, ok, no. Perché mi fai male? Ok, è una. Mannaggia la bubazz. Non ho letto quello che ha scritto comunque. Vabbè. C'è una bomba che io, tra l'altro, potrei anche pensare di mettere qui. Perché comunque. Io voglio andare a prendermi qualcosa. Mangio perché tra poco finisce male qua. Non ho neanche portato giù le azioni. Non ho le bende. Vediamo un po' se si può fare. Band. Ealing. Primitive. Salve. Salve, salve. Ah, plant fiber. Ah, ok. Le prendiamo da qua allora.
anche perché non trovo un letto, quindi. Dai, dai, staccati. Ce la fai? No, evidentemente no. Non ce la facciamo a staccarlo. Qua? Con la spada? No. No, non si riesce a staccare sta roba. Non so perché. Proviamo a bucare. Mi servirebbero delle fibre. Vabbè, sentite, crepi l'avarizia. Me ne torno giù e me ne dormo un po'. Anche se in realtà non abbiamo molto tempo perché tra poco arriverà inevitabile la fame e lì moriremo probabilmente. Quindi cerchiamo di. Poi ogni morte si perdono pixel, che sono anche la valuta, come già detto, e si perdono anche degli oggetti che restano lì però sul posto. Quindi. È un gran casino perché sono morto 15 volte io per tornare nell'accampamento e non avevo più oggetti, quindi ho avuto gran fatica anche a craftare la fornace. Comunque, vabbè. Questo è un gioco che potrebbe garantire 150 episodi. Il problema è che ci sono un sacco di tempi morti nel crafting e io me lo godo sempre il gioco. Guardate lì sopra cosa c'è. C'è qualcosa degli antichi, lo vedo, però. Come si fa a raggiungere quella parte là? Vabbè, intanto io mi metto qua pronto la bomba. Scusi, eh. Tacche! Tacche! Tacche anche a lei! No, la bomba non. Ok, bravi! Mamma mia, questa è stata veramente di strategia. Ho preso Venom Sample, un campione di veleno. Ma dove devo andare? Perché gli antichi li ho visti su. Questo cos'è? Scatole, scatole. Prendi cibo, mangia cibo. Prendi grano. Prendi pixel. No, mannaggia, c'è. Tra l'altro la traduzione di questo gioco non l'hanno mai fatta. Ed è un casino, perché in video deve essere veloce. Ma anche essere da solo. Non cambia niente perché. È veloce, il testo è veloce. Allora, adesso prendiamoci le torce e le mettiamo sul 2, così almeno ci mettiamo due torce se abbiamo problemi. E qua scende ancora, io scendo. Cassa. Boh, prendiamo freccette, che almeno questo è un opale, no, un core fragment, che è molto utile. Prendo anche tutta sta roba, distruggo quello che devo distruggere. C'è un'altra cassa anche qui. Prendi il grano. Ok, rompi qui, apri qua, ma qua. La porta sembra essere chiusa, forse cercando da qualche altra parte dovremmo trovare qualche sorta di interruttore. Perfetto, grazie che me l'hai detto. Interessante, molto interessante. Questa è aperta invece, quindi possiamo aprire. Che cacchiarola, mi fanno molto male. Però lui è quasi morto, dai. Ok, perfetto. Oh, lì sotto cosa c'è? C'è una strumentazione. Che poi ho scoperto che sull'astronave avevo anche una pistola. Quindi la pistola però fa veramente poco danno. E dovrei andare a dormire. Lì sopra cosa c'è? Interessante. Cos'è quello lì? Che poi, essendo tutto istanziato, non si può demolire niente. Quindi non si può andare su. Vabbè, vediamo cos'è questo. Non si può fare niente. Stiamo morendo comunque. Quindi adesso vediamo se si può mangiare qualcosa. Raw poultry? No? Dobbiamo cercare un fuoco? Fuocherello? No, è solo tornata gente. Quindi ce lo mangiamo così, eh. Sì, ci sta facendo malissimo perché ci stiamo autoavvelenando. Comunque, niente, dobbiamo. No, il senso dell'orientamento di merda perché di qua non ci sono mai stato. Quindi è inutile che dica che c'è dentro. Ah, e sono morto, e sono morto, e sono morto. Quindi, niente. Niente, volevo. Pixel lost, 30%. No, però si riparte da qua perché ho trovato questo. Fantastico. Allora, non tutto è perduto, c'è ancora speranza per noi.
Vabbè, vada pure, che intanto qua a lei ci penso io. Allora, c'è un letto, quindi poi andiamo a dormire, ci facciamo risalire la vita. E il problema è che quest'arma è lentissima. Oh, cioè uno entra in una caverna, assalta, poi dorme nel letto a castello e poi si riprende e comincia a uccidere tutti. Allora, no. Io non so dove stiamo andando, cosa stiamo facendo. Comunque, questi qui io li odio. Suppongo che... che sta dicendo qualcosa. Ok, che non rileva in pratica tracce recenti qua in zona. Si può fare il riso bollito, prepara il riso bollito e anche i popcorn. Tu conosci i popcorn? Questa... Vabbè, era una citazione. Devo andare a letto però, perché sento di averne bisogno, perché qua in alto poi c'è una grotta e spero vogliate perdonarmi, ma si va a dormire così almeno ci riprendiamo ciò che è nostro. Vabbè, adesso attendiamo solo che finisca di curarsi. E siamo pronti, si prosegue, ci siamo curati bene, ce ne torniamo su. Sembra essere finito qua fortunatamente, però vediamo, adesso vediamo di farli uno alla volta. 1, 2, 3. Tre colpi e poi dobbiamo ricaricarci. Ok, uno è andato. Ho preso una clava. Fanno anche discretamente male sti cosi qua, eh. Adesso do ancora un'occhiatina in giro. Oh, cos'è questo? Un attuatore di recupero delle bombe. Qui, a questi qui piacciono le bombe, ma magari non lanciare una bomba in una porta chiusa. Vabbè, lì intanto c'è la bomba, aspettiamo. Ok, qua c'è una rastrelliera, ma non serve a niente. Ok, quindi qui, stiamo andando in una zona. Sei nimble, non so cosa vuol dire. Stai salendo. Try finding some. Ah, ok, abbiamo bisogno di fare qualcosa. Cosa dobbiamo fare? Una corda? Rope? O magari con questo? Andiamo su con questo. No, dice che mi serve una corda. Rope. Eccola qua, facciamo la corda. Dove la corda? Dove l'ho messa? Non qui. Qua. Allora, eccola qua. Vediamo se riusciamo a usarla. Se ho letto in tempo quello che mi serve. Ho 11 corde. Vediamo. Ah, sì. Ah, geniale. Interessante sta cosa. La porta sembra sigillata. C'è un piccolo missile. Forse una forza esplosiva, una bomba potrebbe aprirla. Ok, allora. Vediamo. Ole! No, mi sta piacendo veramente tanto, devo dire. Wow, antica tecnologia e in perfette condizioni. È stata una scoperta molto utile. Io premo. Emigene mi fa questo simbolo qui. Vediamo. Cosa c'è all'interno? Ah, le urne antiche! Schivata! La strano artefatto, una sorta di lavato di una sorta di energia, si sente più forte. Ora se fai il doppio sinistro o destro, attivi la schivata. Interessante, quindi tac e tac. Ah, ok, ho sbloccato un'abilità. Adesso qua abbiamo una... Ah, una pressure plate. Pressure plate. Ah, ok. Tatac. Olè. E quindi, finito. Ok, dice che sta arrivando qualcosa nella posizione subito vicino a noi. Quindi, qua sotto, se sì, ci sarà uno scontro col boss in cui io morirò 35, aia, volte.
Ah, sì, qua non ci siamo mai stati. Allora, fammi prendere un po' di cose. Allora, Shurespa, Kete, Bomb. Ok, no, qua mi sta dando lo stesso messaggio di prima, ma intanto io prendo tutto quello che c'è qui. Mi sta dicendo che mi servono forze esplosive. E quindi io prendo tutto quello che c'è da prendere. Danni. Quanta roba che c'è qui. Due. Io prendo tutto, poi andiamo a vedere l'inventario. Ma si vedesse qualcosa qui? Scusate, ma la torce me la lasci mettere? No? E qua c'è una porta e boh, non so se c'è una porta. Ah, ok. No, non si può accedere da lì, perché no? Locate the energy source. Ho capito, ma scusami. Oddio, sto lanciando bombe come se non ci fosse un domani. Ok. Non metta solo in una palla. Adesso c'era anche quella funzione lì, eh? Quindi allora questa è una bella cosa. Allora, vediamo un po'. Abbiamo preso questa, serve per sviluppare tecnologia e va bene. E mangiala che tanto ne hai bisogno. E non lo so adesso cosa devo fare perché lì sotto non ci posso passare. Cioè dovrei lanciare qualcosa sotto, una bomba forse? Ma no, ma non. Cioè, boh, devo scendere da qui? Scendo, aia. Ah, si è aperta la porta. Ok, adesso si può andare di qua. Va bene, c'è anche una tenda. E questa la mangio subito. Questa non mi fa presagire nulla di buono il fatto che io mi possa curare da qui. Però qua sotto ci sembrano esserci anche dei pesci abbastanza grossi. Quindi sì, niente, ci curiamo un secondo e andiamo solo a dare un'occhiata. Spero di finire abbastanza in fretta, anche perché non abbiamo tecnologia. È un gioco che comunque dà mod o non mod, ottime soddisfazioni, perché si hanno sotto gli occhi un personaggio che indubbiamente. Non voglio buttare le bombe, è così. Si hanno sotto gli occhi il personaggio che cresce comunque. Questa è lenta. Ma fa tanto danno, mentre questa invece è più un angolo un po' più alto, insomma. Allora, torcia. Niente, io non lo so, butto su una corda ancora? Ne avevo 11, credo. Sì, ne ho 16, quindi io magari invece di buttare le bombe, butto questa. Vediamo se ce la facciamo. Vai su. No. Direi che non ce la facciamo. No, direi che no. Dobbiamo andare sotto. Sotto. Proviamo ad andare sotto. No! No, 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 non scassi le palle. Ok. Niente, non ce la facciamo. Ok, ma siamo messi anche abbastanza bene, i pesci non facevano nulla. Di che? Un altro computer. Però qua in alto. Suppongo che il simbolo rappresenti on. Ok. E quindi? Bisogna essere veloci, eh? No, allora. Ok, buono questa prova d'abilità. Abbiamo aperto qualcos'altro. Recuperiamo anche una pistola.
un upgrade module. E vabbè, qua avrò di che divertirmi dopo. Con tutta la nuova roba presa, anche un piccone, una nuova arma. Che poi è importante anche magari venderle le armi, perché così ci danno dei pixel. Io vorrei fare il doppio salto, ma non ce la faccio e ho bisogno di corde. Ce ne danno in abbondanza, però qua no. No, non voglio qua è chiuso. Andiamo su di qua. Qua c'è lanciare la bomba, al solito. Speriamo di averne ancora una bomba. Quindi me la tengo qui, tanto non posso impiazzare nient'altro. Bomba. Ok. È l'ultima, cioè non è che possiamo poi... Molto bene. E adesso direi che è il momento di usare... la... Ma la buttiamo, sì. Allora, di usare... Ok. La corda. Non l'ho mai usata la corda con questa... in questo modo. Aha! Ok. Scusate, ma mi viene l'espressione dei Kevin. Molto bene. Penso si sia aperta, infatti. Si è aperta la porta sotto. Stiamo andando avanti. Stiamo andando anche abbastanza in pressa. Sto andando avanti così senza farmi troppi problemi, ma qua serve per forza. Sì, vabbè, ma ragazzi, se io finisco le corde qua, cosa facciamo? Ok. E acceso questo. Ah, ok, abbiamo scoperto... Ah, la F per diventare una palla. Ed è l'effetto che mi ricordavo che c'era nel gioco base. Molto interessante. Ok. Ma mo? Io salto. Devo premere F while in the air. Adesso salto F. No. No, ho finito l'effetto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo un flipper. Siamo arrivati qui. Ok, dobbiamo andare belli sparati. Ok. Di qua speriamo ci siano dentro. No, abbiamo finito tutto, non, ragazzi, non abbiamo più bombe, non abbiamo più niente. Non si possono craftare glass ball. No, ma qua c'è da far esplodere sta cosa, vabbè. E niente, adesso abbiamo fatto quello. Niente, rinunciamo a quella cosa lì. Andiamo da questa. Ok, altro save, altro regalo. Molto bene. Le corde stanno finendo, però. Quindi, se le corde stanno finendo... Oh, c'è del... C'è qualcosa che non torna. Ok, tutto acceso. Io adesso non butto via corde perché non ne ho intenzione. Anche se probabilmente lì sopra ci sono cose utili. Aia. E niente, scendiamo come se non ci fosse un domani. Quanta gente c'è di sotto? Mannaggia. Oddio, il boss. Mamma Pop Top.
E dov'è? Ma dobbiamo uccidere sti affari qui? Adesso vediamo se la vita gli scende o è solo un modo per farci capire che... No, infatti, non c'entra niente perché è tutto qua sotto. No, 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 mi scusi, mi perdoni, ma io non volevo. Ok, ah ok, è una sorta di inizio della sfida col boss questa, credo. Eccola lì. Ma se io volessi usare questa? Sì, è lei, è il boss. Ma quanta gente c'è qui? Ok, siamo morti, ripartiremo da questo punto, credo, dal punto poco fa, ho scoperto poco fa, anche se io credo che per fare le corde ci servano delle liane e non le abbiamo, credo, perché... Oddio, cos'è che ci chiede? Plant fiber. Ok, no, abbiamo fatto altre corde. Niente, questo è il boss. Dobbiamo vedere un attimo adesso se abbiamo delle armi che fanno più danno. Tipo la pistola qui fa 2 danni. Ratio di fuoco 2.5, questo 1.4, quindi non lo so perché consuma più armi, più... Vediamo, così. L'altra invece fa un po' meglio, sì. Niente, dovrò studiarmi bene queste cose e farmi trovare pronto. Anche questa però fa 3 danni, quindi non scherziamo. Sì, questa qua potrebbe essere la cosa giusta per noi. Bene ragazzi, io chiudo qui, mi vado a fare lo scontro col boss magari, e fatemi sapere se volete vedere il proseguio del gioco, insomma, con altri gameplay. Ho voluto aggiungere quest'altro gameplay sempre su Starbound, la mod. Fatemi sapere e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.